Ciao e benvenuti nuovamente in questo canale in cui parlo di magia ai tempi della filosofia. Sono qui con Cara Zorella, mia assistente, la mia co-conduttrice, con lei che mi dà tantissimi consigli fondamentali, importantissimi. Infatti, ultimamente mi ha sussurrato l'orecchio: senti, senti, Re Majoru, ha detto il mio nome in realtà, però Re Majoru mi ha detto: sai, dovresti parlare nel canale, dell'ascendente e del segno, della differenza fra segno e ascendente. E io le ho detto: sì, vabbè, ma dovrebbe essere qualcosa di acquisito. Quando si parla di astrologia si parla sempre di segno d'ascendente. Lei mi ha detto, lei che è molto attenta alle cose che io faccio, quando parlo con le persone, le interrogo, mi dicono delle cose, faccio le mie analisi astrologiche, eccetera. Mi ha detto: ma avrai notato che le persone hanno le idee abbastanza confuse su questi due elementi astrologici. E io le ho detto: ma sai che tu hai ragione, quindi parlane tu. Ecco, quindi vi parlerà lei. No, allora lei è molto umile, per ora preferisce starsene ancora in disparte, prenderà un giorno il mio posto quando io sarò vecchio e decrepito, però per intanto parlo ancora io, lei mi dà dei suggerimenti fondamentali e così mi veglia dall'alto del suo volo straordinario. Eccola qui, cara Zorella. Allora, vi voglio parlare effettivamente di segno e di ascendente. Ognuno di voi avrà una sua idea. Io ne sento un po' di tutti i colori, anzi di due colori fondamentali. Allora, c'è una versione che è questa. Tanti mi dicono: allora, l'ascendente è qualcosa che si manifesta a partire da un certo punto da un certo punto in poi della vita. Questa è una versione. Non so bene per quale motivo, ma qualcuno dice così. Altri dicono: l'ascendente è la parte più forte, più evidente dell'individuo, del carattere, della personalità, è la cosa più in rilievo che si manifesta di più. Questa è un'altra idea che è molto diffusa. Adesso vi dico la mia versione. Poi voi, se volete, ascoltatela, paragonatela poi ad altre versioni, tenete conto di cosa pensate voi, perché è molto importante. Sapete che ognuno deve ragionare con la sua testa. Tante volte si dice questo, no? Ragiona con la tua testa, il bambino, no? Oppure all'adolescente, ma anche agli adulti. Dobbiamo ragionare con la nostra testa. Questa è una cosa che pensiamo tante volte. Sapete che questo pensiero, lo dico tra parentesi, è un pensiero che è frutto di una tradizione, di un lavoro, di uno sviluppo del pensiero umano. Questo pensiero è nato in un momento ben preciso, nel poema di Parmenide, che viene prima di Socrate e Platone, prima del V secolo. C'è questo poema attribuito a Parmenide, che non si sa assolutamente chi fosse, però in questo poema si passa dal tempo mitologico, delle grandi fiabe, dei grandi miti, alla ragione umana. C'è un eroe, un protagonista, che ad un certo punto fa un viaggio, no? Fa un viaggio, a un certo punto incontra una dea, la dea che comprende, possiede, sa tutta la verità. Cioè incontra la verità e la verità, la dea, gli dà la mano e si mette sul suo stesso piano. E quindi gli dice: non devi essere supino rispetto alla verità, non devi essere succube, non devi accettare passivamente ciò che ti viene dall'esterno, no, devi ragionare con la tua testa. Noi, io e te, siamo sullo stesso piano, io verità e tu uomo, siamo sullo stesso piano. E da lì è partito questo pensiero. I nostri pensieri, anche le cose che noi usiamo comunemente tutti i giorni, nella quotidianità, hanno delle radici antichissime ed è molto interessante andare a vedere da dove sono nate. E questa cosa non c'è in nessun'altra tradizione, solo nella nostra tradizione occidentale. Quindi vi indico questa cosa che fa parte della nostra tradizione. Ragionate con la vostra testa, naturalmente. Però adesso vi dico, chiudo la parentesi e vi dico la mia, a proposito del segno e dell'ascendente. Il segno, beh, il segno è determinato dal sole. Quando noi nasciamo, il sole alle sue spalle, nella fascia zodiacale dove transita, ha una costellazione. Il sole, Apollo, il dio della luce, con il suo indice rovente, incandescente, luminosissimo, indica una certa costellazione. Noi siamo di quella costellazione. Nasciamo sotto il segno dell'Ariete, il sole è lì nell'Ariete, e quindi noi siamo dell'Ariete, no? Il sole si trova alle spalle quella costellazione. Il sole splendente, questa è una cosa fondamentale che va sottolineata. Apro una parentesi, che però che pure è importante. Va detta, va detta. In realtà, quando noi nasciamo, per esempio, effettivamente sotto il segno dell'Ariete, la costellazione che c'è alle spalle del sole non è l'Ariete, ma è la costellazione dei pesci. Quando noi nasciamo sotto il segno del toro, la costellazione che c'è alle spalle del sole in realtà è l'Ariete. Qui i detrattori dell'astrologia ci vanno a nozze, sono felici, dicono: oh, ma vedi che non funziona nulla, tu dici di essere dell'Ariete, ma non è così, è sbagliato. Quando tu sei nato sotto il segno dell'Ariete, in realtà sei del segno dei pesci.
no? Per esempio, no? Ti dicono queste cose. Ma perché hanno ragione da un punto di vista astronomico? Da un punto di vista astronomico è vero. Che cosa è successo? Che col passare dei secoli, dei millenni, gli equinozi, i solstizi, tutta la struttura, e le costellazioni, tutto quanto si è spostato, si è mosso, c'è stato un grande movimento. Dovete sapere, lo sapete già naturalmente, però così ve lo ricordo, che il nostro pianeta ha tre movimenti fondamentali. Uno è quello di girare attorno al Sole, la rivoluzione attorno al Sole, che è quella che determina le stagioni. Poi c'è la Terra gira attorno all'asse terrestre, la rotazione che porta il giorno alla notte, e poi c'è un terzo movimento, forse un po' meno famoso, ma molto importante, che è quello della precessione degli equinozi. Che porta alla precessione degli equinozi. È un movimento dell'asse terrestre, un movimento a trottola, trottolino amoroso, si muove a trottola piano piano e porta a una ricaduta che è quella della precessione degli equinozi, cioè dello spostamento degli equinozi. Questo movimento porta allo spostamento degli equinozi. Quando l'astrologia è stata pensata, immaginata, vista, capita, regalata da alieni, divinità che venivano da altri pianeti, forse lo dico così fantascientificamente, fantasiosamente, ma potrebbe anche essere. Sapete, l'origine dell'astrologia è molto misteriosa, è molto molto misteriosa. Comunque, c'è stato un momento in cui nella Mesopotamia, luogo fertilissimo, là dove c'è il Tigri e l'Eufrate, lì in questa zona misteriosa, nel passato, gli antichi babilonesi, lì hanno capito l'astrologia. Quando è stata inventata, pensata l'astrologia, in quel momento, effettivamente, quando c'era l'equinozio di primavera, dopo il Sole transitava con alle spalle la costellazione che oggi noi chiamiamo Ariete, certo. Ma perché la chiamiamo Ariete e perché quella costellazione noi la leghiamo così fortemente al segno? Ma perché quando è stata pensata l'astrologia, c'era quella costellazione, no? Alle spalle del sole che transitava subito dopo l'equinozio di primavera, il giorno in cui c'è un equilibrio fra luce e oscurità, no? 50% e 50%, giorno e notte bilanciati. Era così in quel momento. Poi piano piano si sono spostati gli equinozi. L'equinozio si è spostato qui, piano piano, con alle spalle la costellazione che noi chiamiamo Pesci, e quindi per tutto quel periodo, a partire dai babilonesi in poi, possiamo dire che siamo stati nell'era dei pesci. Quando noi diciamo l'era dei pesci, perché diciamo questo? Perché c'è questo segnale fondamentale che è l'equinozio. L'equinozio primaverile è da dove parte tutto, è l'alfa, è il punto zero, da dove parte la macchina della natura. Effettivamente subito dopo esplode la natura che è stata addormentata durante l'inverno, l'autunno e l'inverno. E quindi l'era è determinata dall'equinozio di primavera. Allora, per tanto tempo è stata nei pesci, questa era, segnalata da questo dito, da questo indice che è l'equinozio di primavera, e possiamo dire che a questo punto, dopo tutto questo tempo, dopo millenni oramai, l'equinozio di primavera si trova da queste parti, quindi all'inizio dei pesci, oppure all'interno dell'acquario. Qualcuno dice che già ai tempi dei figli dei fiori, lì sì, forse così si prevedeva il fatto che stava arrivando l'era dell'acquario, oppure era esplosa. Aquarius, Aquarius, c'era l'amore libero, no? Grande rivoluzione, tipicamente acquariana. Qualcuno dice, beh, è iniziata 10 anni fa, negli anni 80, oppure non è ancora iniziata l'era dell'acquario. Ci sono idee diverse, anche perché matematicamente, logicamente, astronomicamente, in un modo preciso non si può dire quando non si può dire la data esatta, no? Dell'entrata nell'era dell'acquario. C'è lo spostamento dell'equinozio, però non possiamo sapere esattamente, anche perché le costellazioni sono piccole, grandi, non è che sono 30 gradi precisi, come il settore, non sono così, non è un fatto digitale, sono piccole, grandi, quindi è difficile dire quando si è entrati esattamente nell'era dell'acquario. Allora, ci sono libri che raccontano, nel modo più razionale possibile, apparentemente razionale, che siamo nell'era dell'acquario. Però vi dirò una cosa, diffidate, questo è il mio punto di vista, di questi libri. Cioè, non tanto dell'idea che siamo nell'era dell'acquario, ma di come descrivono la questione. La cosa è un po' pasticciata, confusa, non è così ovvia come si vorrebbe pensare. Perché la costellazione dell'Ariete, che noi facciamo coincidere appunto con l'Ariete,
non ha in sé in un modo intrinseco il significato dell'ariete, perché noi la poniamo lì perché quando è nata l'astrologia, ai tempi della Mesopotamia, quella costellazione che noi oggi ancora chiamiamo ariete era lì, qui, nel primo settore. Però, e se l'astrologia fosse nata prima? Cioè, in teoria l'astrologia dovrebbe valere sempre, no? Anche in un'antichità più profonda, dovrebbe essere così. È piuttosto arbitrario il fatto di attribuire a quella costellazione quel significato. La verità più profonda, è che le stelle, le costellazioni, non sono importanti nell'astrologia. Lo so che può dispiacere, perché si chiede sempre, ma che cosa dicono le stelle? A Paolo Fox, cosa dicono le stelle? Allora, si può chiedere, va benissimo, è poetico, è carino, non c'è nulla di male, assolutamente. Però le stelle non dicono fico secco. Non dicono, dico una cosa estrema, anche cancellando tutte le stelle, naturalmente è impossibile, no? Perché le stelle sono miliardi, eccetera, eccetera, ma anche se venissero cancellate, l'astrologia continuerebbe a funzionare perché l'astrologia è basata, funziona, ha un suo senso grazie agli equinozi e ai solstizi, cioè dipende dall'interazione fra la Terra e il Sole, dipende dalle stagioni proprio, è qualcosa di molto terrestre, molto terreno, localizzato. L'astrologia non è come la fisica di Newton, no? Che vale qui, ma vale anche sulla Luna e vale anche nella galassia di Andromeda. Vale qui, è geocentrica, vale nel nostro pianeta. È così, è un fatto magico, fa parte del pensiero magico e succede qui, sulla Terra. Quindi è importante pensare al fatto che le stelle non sono così importanti. Potrebbero anche non esserci. Naturalmente ci sono, naturalmente ci sono. Sono importanti gli equinozi e i solstizi. Ah, l'era dell'acquario. Mi sono un po' perso, no? Forse. L'era dell'acquario, sì, siamo nell'era dell'acquario, effettivamente, dal mio punto di vista, perché fenomenologicamente è così. Quello che ci attorna è acquariano. Abbiamo una tecnologia che è anche magica, no? Siamo onniveggenti, onnipotenti, così adesso esagero, no? Vediamo tante cose, no? Con la tecnologia che abbiamo oggi a disposizione, nel giro di pochi decenni le cose sono cambiate tantissimo. È abbastanza evidente che è successo qualcosa di rivoluzionario nel nostro mondo, è chiaro. Quindi un astrologo, io in quanto astrologo, dico, beh, siamo nell'era dell'acquario, un fatto fenomenologico, qualcosa che appare, che si manifesta. Quindi coincide anche con pensieri, ragionamenti che forse sono sbagliati, però che pur essendo sbagliati sono giusti. Quindi si può avere ragione anche quando non si ha ragione. Questa è una cosa abbastanza interessante ed è anche un po' magica, effettivamente. Allora, siamo nell'era dell'acquario, effettivamente. Però questo era tutto un po' tra parentesi. Chiudo la parentesi sperando di essermi spiegato abbastanza bene e torniamo al nostro Sole. Semplifichiamo. Quando nasciamo, il Sole ha alle sue spalle una certa costellazione, o comunque ha quella camera lì. Quel settore, e questa è la cosa importante, nasco sotto il segno dell'Ariete, che è questo settore di 30 gradi nello zodiaco, attraversato dal Sole, dopo l'equinozio. Questa è la cosa che importa. E questo settore ha il significato, la sostanza, ha le funzioni psicologiche fondamentali dell'Ariete, Marte, Plutone, domiciliati, il Sole esaltato, l'esilio di Venere, di X, pianeta misterioso, ma però che ha la sua grande importanza, la caduta di Saturno. Ha quella sostanza lì, il sole che splende, è certo la parte più luminosa e quella è la parte di noi che si vede subito come il sole. Cos'è che si vede? Il sole. E il sole è ciò che fa vedere ogni cosa. Allora, il sole e il segno, che praticamente sono la stessa cosa, nel nostro tema natale, è la parte di noi che va in scena, per così dire, nel grande teatro della vita, la maschera che indossiamo, non maschera intesa come qualcosa di inautentico, non c'è niente di inautentico nel sole, nel segno, ma proprio la parte di noi che va in scena nel grande dramma, della vita, nella commedia, nell'avventura fantascientifica, con questa tecnologia, fantastica che abbiamo in questo momento, nella vita, nella quotidianità, nella noia, nella routine di tutti i giorni, che dovremmo fare invece. Fare in modo che non lo sia, che non ci sia noia, che ogni ora sia oro, che sia ogni ora sia un sole, perché la nostra vita è limitata, è corta e quindi bisogna farla scintillare, esplodere. Allora, il sole effettivamente, il segno, è la parte che va in scena, Poi le persone che ci incontrano, mettiamo che io sia del cancro, incontrano me e io gli trasmetto le caratteristiche del cancro. Vedono quello, sentono quello, se si tratta dell'astrologo chiede di che segno sei, cancro, ah beh,
e capisce, no? Vede le connessioni, oppure può anche intuirlo, anche dalle fattezze fisiche, si può vedere anche attraverso la fisiognomica, no? Dell'individuo, si può capire qualche cosa, o forse non si capisce, però anche se non ne sai assolutamente nulla, la persona ti comunica la sua energia essenziale. È importante anche la casa e il settore, naturalmente uno può essere del Cancro, però se ha il sole per esempio nella casa del Capricorno, che è la casa opposta, canalizzerà quell'energia, anche questo è importante da dire, canalizzerà le sue energie sensibili, anche irrazionali, basate sull'inconscio, sulla femminilità, sulle percezioni, sull'amore, sentimento, tutto questo lo incanalerà nel settore del Capricorno, che è quello. Capricorno cosa vuole? Il trionfo, la riuscita professionale, la vittoria, salire su una terrazza di luce, no? e dominare il mondo dall'alto. Quindi tutte queste energie sensibili del Cancro verranno utilizzate in funzione della casa. Sappiate che la casa ha sempre l'ultima parola, sottolineo, la casa ha sempre l'ultima parola, anche se la radice è il segno. Comunque, il sole, la parte che splende e che va in scena. Allora, se il sole è la parte che va in scena, che cos'è l'ascendente? L'ascendente è la parte un po' più riposta, dietro le quinte, è il motore nascosto, un motore potentissimo che lavora di nascosto, è la radice dell'individuo. È importantissimo l'ascendente. Ora, l'ascendente è interessante che si tratta di una figura geometrica, cioè un punto geometrico, non è un pianeta. Che cos'è? Nasce un bambino, questo mio figlio, torniamo prima, è del Cancro, ma io guardo all'orizzonte, ad est, ad oriente, magico oriente, e l'orizzonte è l'ascendente. L'orizzonte taglia in due, fa un taglio in una certa costellazione. Poi non sarà esattamente quella, qui si ritorna al discorso di prima, ma diciamo che c'è comunque una certa costellazione, e quella costellazione che sorge ad oriente, tagliata dall'orizzonte, è l'ascendente, l'origine. Tutto viene dal magico oriente, quello è l'ascendente, la parte nascosta, magica dell'individuo, potentissima. Eh sì, l'ascendente è una grandissima forza, perché se noi scartiamo una personalità, la sbucciamo, apriamo le scatole come una matriosca, raggiungiamo il nocciolo e troviamo l'ascendente, quello veramente è fondamentale. Una persona può essere effettivamente del Cancro, è dolce, però se il nocciolo, per esempio, mi attengo sempre a queste cose che sto dicendo adesso, e della Vergine, avrà un nocciolo macchinoso, razionale, mentale, analitico, un po' freddo, molto tecnico, e quello è molto molto potente, molto forte. Un altro esempio importantissimo che si può fare è quello dell'albero, la radice, radice nascosta, effettivamente le radici sono sempre nascoste, è l'ascendente, la chioma dell'albero è il segno. Allora, un albero senza radice, beh, è un albero che non esiste, è morto. Quindi vedete l'importanza dell'ascendente. Però anche un albero senza chioma, foglie scintillanti al sole, uccellini tra le fronde che cinguettano, che cantano, felici, senza fiori, senza frutti, ma che albero è? Non è un albero, no? Quindi sono necessari due aspetti, no? E questa è l'intierezza, l'albero, e questa è l'intierezza dell'individuo. Allora, segno ascendente sono veramente torri fondamentali della psicologia astrologica, nell'astrologia. Sono tutte e due importantissimi, sono dei binari, come tutti i binari paralleli, che partono dalla stazione, da un punto zero, quando si nasce, e vanno avanti verso l'orizzonte per tutta la vita. Tutte e due sono importanti, e sopra ci corre il treno della nostra persona tutta, di tutta la nostra identità. Per quel che riguarda l'astrologia bisogna guardare tutti i pianeti, e questo è il treno che corre sopra, segno e ascendente. Ecco, questo è il segno ascendente nella mia visione. Vi ho raccontato alcune cose con degli svolazzi, delle digressioni, sperando che le cose che vi ho detto vi siano state gradite, vi siano utili, possano essere integrate all'interno di altre cose che voi già conoscete, e vi saluta cara Zor-El. E soprattutto ricordatevi, la cosa più importante di tutte, siate molto, molto felici. Ciao, alla prossima volta!